buonasera a tutti gli amici di Facebook. Siamo qua in compagnia del dottor Antonio Pimento e del suo collaboratore Sabino Sgambato. Vogliamo approfondire l'argomento dell'avvistamento che si è verificato l'11 febbraio a Montegliano, di questo essere, diciamo, alto quasi 4 metri e che ha avuto molti sviluppi in questi due mesi passati. Sì. Antonio, io ti do il tuo perché siamo amici. Sì, siamo amici di vecchia data. Noi ti abbiamo seguito, molta gente ha chiesto degli approfondimenti, certo. E quindi ci troviamo qua. Diamo una piccola infarinata per chi ancora non sapesse cosa è successo e poi parliamo del resto. Certo, allora, diciamo con tutta tranquillità, no? Come possono veramente in un salotto per amici e quindi senza alcun formalismo, casomai tu dimmi se magari mi faccio prendere troppo dei dettagli, perché sono abituato ad essere piuttosto dettagliante nei miei resoconti, delle mie inchieste, che poi fra l'altro proprio Sabino Sgambato, che siede alla mia sinistra, è stato sempre presente con me in tutti i momenti investigativi, appunto su questa vicenda che ancora una volta io affermo essere di interesse mondiale, e andrò a fissare i punti per i quali io, dopo oltre 35 anni di indagini, reputo di utilizzare appunto l'aggettivo mondiale. Allora, in estrema sintesi, per coloro che magari non hanno ancora notizia di quella notte, come è nato il tutto, di quella notte dell'11 febbraio, sabato 11 febbraio 2012, io posso dire, c'è un ragazzo, un giovane di circa 24 anni, che sopraggiunge da Palma Nova. Aveva lasciato la sua ragazza, che abita a Ronchi dei Legionari, e si stava dirigendo verso casa Codroipo. Quando si trova verso le 23:20 nelle immediate vicinanze di quella che potremmo chiamare rotondona, fra virgolette, di Montegliano, per distinguerla da una rotonda più piccola che la precede venendo dalla direzione per l'appunto di Palmanova, vede delle macchine ferme, e la sua idea iniziale era quella di un eventuale controllo delle forze dell'ordine. Ferma l'auto, non spegne il motore e scende, però, dicendola sempre in maniera, come dico io, sintetica, si avvede che in mezzo alla carreggiata, vero Sabino? Vede un qualcosa, come dice Sabino, che attira immediatamente la sua attenzione, però non pensa di vedere nell'istante iniziale un essere strano, ma pensa a una carnevalata per un istante. A qualcuno che stesse facendo uno scherzo, magari messo su dei determinati trampolini. Però è un istante, vero Sabino? Certo. È un istante, perché poi scarta immediatamente l'idea. Perché? Perché fra l'altro ha una torcia elettrica con sé, che porta sempre, lo ripeto, con se stesso, e si avvede che non è un essere, diciamo, un uomo sui trampolini. E tantomeno una maschera. E tantomeno, come dice Sabino giustamente, una maschera, un qualcosa di scherzo. Ma si accorge che è un essere che, rapportato alla sua altezza, è di circa 4 metri. Perché D'Andrea, Leonard D'Andrea, così si chiama il ragazzo, è alto circa 1,95 m. Quindi, in base, rapportando la sua altezza, era circa 4 metri, circa il doppio. Ora, Leonard, dimmi casomai Sabino se per caso io mi dimentico qualche cosa, no? Perché l'indagine l'ho fatta assieme e io adesso sto riassumendo, però può darsi che magari qualcosa, se vuoi integrare anche tu, in quanto le indagini le ho fatte tutte assieme. Ecco, c'è da dire
immediatamente, no? Che oltre all'essere che poi, anzi forse è meglio che lo descriva subito, che lo descriviamo subito, poi faremo passare comunque anche una, diciamo, una ricostruzione, estremamente magro, ma veramente fino fra virgolette, magrissimo, piedi palmati come le galline, tanto per dare un'idea a chi ci vede, chi ci ascolta, ha una testa non rotonda ma a forma di pallone da rugby, ha lungo le, no, Sabino, lungo le braccia come dei tendini, come, no, come dei tendini, lui dice, e rilievo, come se si... come, lui parla come di grossi tendini, e attenzione, lo sta illuminando con la torcia elettrica e si viene a trovare anche a distanza ravvicinatissima rispetto alla creatura. Leonard D'Andrea, e quindi qua siamo nel mistero più massimo, secondo il mio modesto punto di vista, è tranquillo, non ha il minimo di paura, mentre gli occupanti delle auto, quelle ferme, che ora io stesso, guardate, lo dico e lo ammetto, non ricordo l'ordine delle auto ferme una dietro l'altra, e spende la sequenza, in quanto, insomma, datemi il tempo di memorizzare, ma Leonard ha fatto una piantina molto dettagliata indicando sulla rotonda la posizione delle varie macchine, che ne, ce n'erano ben 7, e lui sa dire il tipo di macchina, ovviamente non le targhe, che erano ferme, spente su quella rotonda. Per un totale di persone? Di circa più di 15, perché io ti avevo detto prima 15, ma in realtà dovrebbero essere più di 15. Lo anticipo subito, abbiamo avuto modo di avere dichiarazioni testimoniali da 12 di queste persone. 12, quindi 12 persone hanno testimoniato, sono, ti hanno raggiunto tramite mail. Ma anche tramite, esatto, contattandoci in vario modo. Ecco, ma veniamo ad assunto, cioè andiamo avanti nell'accadimento. Ora sopraggiunge, allora aspetta, perché stavo dicendo cosa vede il ragazzo all'interno delle auto. Visi terrorizzati, volti su cui era veramente scritta la paura. Lui si ricorda in particolar modo una coppia, ma presumibilmente marito e moglie, l'uomo era alla guida, ma della macchina spenta, la donna gli stava a fianco, verosimilmente la moglie, perché? Perché teneva abbassata la testa di due bambini, verosimilmente i loro figli, perché con ipotesi molto forti, ipoteticamente, non dovevano guardare quell'essere che non era assolutamente bello vedere, secondo poi le testimonianze via via che mi sono giunte, di cui ho parlato pochi istanti fa, perché non fossero, rimanessero terrorizzati, scioccati da questa osservazione. Allora, la scena che è davanti agli occhi di Leonard è questa sostanzialmente. Lui ha due cellulari, perché utilizza due cellulari, sempre. Oltre ad avere la torcia elettrica con sé, e che è utilizzato per illuminare l'essere, ha due cellulari. Non, prego, la, prego. La torcia, perché proprio appunto Leonard colleziona torcia. Esatto. Cioè lui dice, non era una casualità che avesse la torcia. Si trovasse con la torcia in automobile. È appassionato. Colleziona torcia. Giusto? E se non ricordo male, l'aveva comprata anche via internet, quindi anche una torcia elettrica particolare, che aveva una, no, una capacità illuminativa piuttosto alta, piuttosto diversi metri, insomma. Elevata, sì. Elevata. Una torcia comune. Non una torcia comune. Ecco, non probabile. Esattamente, perché lui è appassionato di torcia elettrica. Quindi, ricapitolando, Antonio, praticamente. Sì, scusa, prego. Questo ragazzo, Leonard D'Andrea, si ritrova in questa situazione di queste macchine ferme con dentro la gente sconvolta, terrorizzata, che lui vede, che lui descrive, cioè lui testimonia che sono terrorizzati, e però lui si avvicina, cioè diciamo cerca di avvicinarsi alla creatura per
vedere da vicino cos'è, la illumina, a quel punto cosa succede? Ecco, praticamente io so con tutta con nostra onestà investigativa, autorizzati per il momento a dire che il ragazzo si avvicina a una distanza ravvicinatissima. Io più di là non posso andare, perché lo ripeto, c'è un qualcosa che noi dobbiamo rispettare sulla base della persona Leonard, quindi capisci, della persona Leonard. Noi ci limitiamo, io e Sabino Sgambato, a dire che si avvicina molto, molto all'essere. Ma poi, e qua va detto, sopraggiunge un'auto, scendono due ragazze, queste praticamente sono alle spalle di Leonard, una di loro, quindi a Leonard si rivolgono, parlano, una delle due parla, Leonard fa capire che c'è quell'essere a pochi metri, e chiaramente il loro colloquio si concretizza in questo, si abbracciano, sono già praticamente quasi contemporaneamente alla loro discesa dall'auto, sono abbracciate per la paura, poi una di loro due si è rivolta a me, quindi se vogliamo possiamo entrare nei dettagli di ciò che ha detto, ciò che ha detto a me, che ha scritto a me, firmandosi nome e cognome, ma chiedendo la privacy per motivi che poi se vuoi ti dirò, è una studentessa universitaria da Bocconi di Milano, una delle due telefona, prova a chiamare i carabinieri, dice adesso chiamo i carabinieri, ma il telefono non funziona. Ecco, ad un certo punto, dopo verosimilmente circa 7-8 minuti, sopraggiunge un'auto dal senso contrario, cioè da direzione Codroipo, e immagini chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, immagini se si trova il conducente, si trova un affare, fra virgolette, di circa 4 metri di altezza, quasi mezzo, in mezzo o quasi mezzo alla carreggiata. Si vede tutte quelle macchine ferme. E cosa fa? A questa scena suona il clacson in continuazione, abbaglia e l'essere in quel momento aumenta il suo andare, ed ecco il punto in cui io inserisco una domanda che feci a Leonard. Qual è stato, Leonard, se ti ricordi, Sabino, il motivo per il quale tu scarti l'idea trattarsi assolutamente di uno scherzo, di una carnevalata? Leonard ci ha risposto: a parte i cellulari che non funzionano, a parte i volti terrorizzati delle persone, a parte tutto, fa il modo con cui se n'è andato. Cioè, io avevo puntata la torcia elettrica, ho percepito pochissimo la direzione di Lestizza, e poi che fine ha fatto? Sparito a una velocità, in un modo che lui non è riuscito a seguirlo, a seguire l'allontanamento di questo essere. Perché, Antonio, dobbiamo dire a tutti quanti che gli avvenimenti che sono accaduti sono stati poi rapportati tramite me, tramite contatto, da persone che fra di loro non si conoscevano. Esattamente. Non si conoscevano. Assolutamente non si conoscono. Non si conoscevano. Io volevo appunto cogliere l'occasione di questa domanda, ribadendo il fatto che abbiamo i testimoni degli occupanti delle diverse auto, che assolutamente sono testimoni indipendenti, cioè gli occupanti di un'auto sono perfettamente indipendenti rispetto agli occupanti di un'altra auto, quindi non si conoscevano. Per quanto riguarda la metodologia ufologica classica internazionale, che si basa sul metodo elaborato da un astrofisico che è stato anche preside di una facoltà di astronomia, che si chiamava, perché purtroppo ormai è deceduto da diversi anni,
il dottor Joseph Allen Hynek, dal quale tu hai preso, diciamo, ecco il metodo, il metodo che si basa, no? Semplicemente su un coefficiente di credibilità e un coefficiente di stranezza. Se Hynek fosse ancora vivo, e io penso di averlo già detto prima, comunque lo ridico, io l'ho conosciuto, ho avuto il grande piacere di conoscerlo negli anni 80, mi sembra di ricordare 1983, o potrei sbagliare di un anno, perché gli anni qui volano, carissimo amico. Ho avuto modo di conoscerlo, dicevo, quando lui venne in Italia e al terzo congresso UFO e Mass Media, che era stato organizzato a Genova e di cui io sono stato il presidente del convegno. E credibilità e stranezza. Nel caso di Mortegliano, se Hynek fosse ancora vivo, esulterebbe. Perché? Perché abbiamo l'incontro con un essere, risponde a una casistica ufologica? Tra qualche istante glielo rispondo, ne rispondo in merito appunto a questa domanda che io stesso mi pongo. La credibilità va alle stelle, massimo coefficiente, perché l'ho detto prima, abbiamo dei nuclei, degli insiemi di persone che non si conoscono fra di loro e che hanno contattato l'ufologo investigatore, anzi i due ufologi investigatori, che, cioè, il contenuto meglio di queste dichiarazioni, quando io e noi le divulgheremo, ognuno riuscirà a capire che collimano, che coincidono, che sostengono al millimetro Leonard e una come dire, appoggia l'altra, quindi Hynek esulterebbe. La stranezza si chiede, una persona o più persone possono scambiare ciò che è stato descritto e che dai testimoni stessi che io poi, no, ne ho parlato prima, anzi colgo l'occasione per integrare, chi ha avuto modo di vedere l'essere frontalmente, se poi ci sarà tempo, dico quali persone hanno avuto modo di vederlo di fronte, occhi luminosi, non fari, con una luminosità giallo-arancione, un naso schiacciato, è stato paragonato a quello della razza canina dei Carlino, giusto Sabino? Della razza canina dei Carlino, e una bocca, una fessura, senza labbra. Quindi molto stretto. Molto stretta la fessura. Allora, la stranezza va alle stelle, perché c'è una distanza ravvicinatissima tra gli osservatori e l'essere. Quindi scambiare una cosa conosciuta con una cosa non conosciuta, praticamente a mio giudizio non c'è. Quindi la stranezza, lo ribadisco, è enorme. Quindi l'indice, il doppio indice, credibilità e stranezza, va in curva esponenziale. Non dimentichiamoci che l'essere si muoveva vicinissimo alle auto, l'ha dichiarato Leonard Andrea, e si è chiesto Leonard stesso, ma cosa provavano quelle persone ad avere l'essere a pochi centimetri dai finestrino della rispettiva auto? Quindi, ecco, allora, il caso appartiene al fenomeno degli oggetti volanti non identificati o no? Dunque, qualcuno ha avuto modo di scrivere recentemente e di dichiararlo che tutti gli ufologi in Italia, non solo in Italia, si sono affrettati a commentare, anche a sproposito, perché non hanno indagato, gli unici ufologi indagatori che hanno potuto rilevare tante, tante testimonianze presenti su quella rotonda e nei dintorni di Mortegliano, se non è lui, dice, ma rientra nel fenomeno degli UFO? Orbene, perché sembrerebbe, dicono,
che secondo Hynek, citato prima, non dovrebbe rientrare nell'incontro ravvicinato del terzo tipo classico in cui c'è l'essere o gli esseri e l'oggetto volante non identificato. Ma io, come esperienza investigativa da quando avevo l'età di Sabino, dico che proprio vero Sabino, abbiamo ricevuto la dichiarazione di un altro radioamatore che ha avuto notizie ben precise, ma io le avevo già da altre fonti, che quella sera, attenzione, perché qui mi rivolgo anche ai miei colleghi ufologi, ai nostri colleghi ufologi, prima di sparare le cose, prima di dire che il fenomeno non rientra in un fenomeno strettamente ufologico, cercate di parlare o di mettervi in contatto con l'ufologo, io, Sabino Sgambato, l'altro ufologo investigatore, e chiedere se effettivamente ci sono elementi che fanno pensare a un'entrata di questo caso a buon diritto nel fenomeno degli UFO. Lo dico subito. Molta gente, cari colleghi, non parla. Però Chiumiento, Sabino, vive da una vita a Pordenone, da quando aveva 2 anni. Se io mi interesso agli UFO dal 1977 e il caso ha voluto che questo avvenimento capitasse proprio in Friuli, la probabilità che io e te veniamo ad avere le testimonianze delle persone è altissima. È inutile che mi chiedete come mai sapete voi e non i carabinieri, come mai così, come mai colì, come mai... È capitato a casa nostra, mia. Poi anche Sabino da non molto abita qui, quindi dico nostra, ma io è da una vita che abito, ho sempre vissuto. Sono di nascita beneventana, però 2 anni di vita ero a Pordenone. Poi vorrei fare una piccola parentesi a questo fatto. Voglio ricordare a tutti che il professor Chiumiento è un ufologo. Un ufologo vuol dire un ricercatore. Esatto. Non è una persona che professa una fede, no, che viene qua a dire no, devi credere. No. Siamo liberi di credere o non credere. Lui prende le testimonianze che gli arrivano con delle determinate tipologie, metodologie di indagine. Esatto. Verifica la attendibilità dei testimoni e dell'accaduto e si limita poi a riportarli, esatto. Pubblicare. Come un po' nel mondo scientifico, anche questo voglio dire, quando viene fatta una scoperta, non so, nel campo medico, viene fatta una scoperta di una cura, di una malattia, questo comunicato viene pubblicato tramite le pubblicazioni scientifiche. Bravo. Allo stesso modo, bravissimo, il professor Antonio, bravo, esatto, pubblica queste cose sui libri. Quindi, esatto, su Facebook, su molti blog ufologici si vedono dibattici che vanno bene, perché ognuno è libero di dire quello che vuole, ognuno è libero di fare il proprio pensiero, ecco. Però una cosa fondamentale, il dottor Chiumiento e il Sgambato, suo collaboratore, e le altre persone che stanno lavorando a questa cosa, sì, ricordiamo che Antonio ha fatto oltre 1500 casi. Esattamente. In 35 anni, 1500 indagini. Esatto. Un archivio enorme. Ecco, la tua professione è quella di indagare, non di... indagare, divulgare, questo era una parentesi che mi premeva a fare. No, ma siamo qui, interagiamo, no? Quindi, continuamente, interagiamo fra di noi, perché è bellissimo. Quando io e Sergio siamo anche in contatto continuo tra email e telefono. La più bella cosa è interagire fra di noi. Però l'importante è sapere, capire questo, che è una ricerca di indagine. Quindi, anche nel caso che prevenissero al dottor Chiumiento documenti falsi, diciamo, documenti, ecco, lui comunque è costretto per metodologia di indagine a prenderli in considerazione, perché comunque sono dei documenti che gli arrivano. Dateci il tempo di appurare se sono veritieri o meno. Esatto. Ecco. Ecco, allora, stavo dicendo, abbiamo avuto una dichiarazione di 3 giorni fa, quindi è recentissima. 3 giorni fa ci... Sì, anche perché, scusa, interrompo, adesso sì. Abbiamo fatto il quadro, diciamo, di quella serata, sì, però poi gli sviluppi sono stati notevoli. Sì, e infatti poi devo dire altre cose molto importanti e anche gravi sotto un certo aspetto. Va bene.
Allora, è arrivata una dichiarazione firmata che ha confermato, ove ce ne fosse bisogno, perché già avevamo informazioni in merito, ti ricordi che siamo andati, ovviamente ti ricordi che siamo andati a indagare anche a Talmassons, in quell'agriturismo, abbiamo parlato con persone, siamo andati anche in altre zone vicino a Mortegliano, nelle immediate vicinanze di Mortegliano, in qualche sua frazione e così via. E però qui è estremamente evidente in questa dichiarazione il fatto che quella sera dell'11 febbraio 2012, attenzione, su Mortegliano c'era una grande onda luminosa sopra le case. La sera dell'11. Questa onda luminosa non identificabile con nessun fenomeno a cui possiamo dare una spiegazione, cioè meteorologico, sì, a cui possiamo dare una spiegazione, né di natura meteorologica, né di natura, che ne so, di altro tipo, che non mi viene neanche naturale, insomma, in concomitanza a quello che succedeva sulla rotondona di Mortegliano, già prima che arrivasse Leonard Andrea alle 23:20, perché c'è qualcuno dei vari testimoni che già alle 22:45 circa è arrivato lì, e poi se voi mi chiedete o dirò io che cosa, e poi forse avevamo già detto in un'altra occasione, a cosa ha assistito la macchina che si è spenta, bloccata, eccetera eccetera. Ma su Mortegliano c'era un'onda luminosa del tutto anomala, con effetti sull'illuminazione elettrica, che andava e veniva su tutta Mortegliano, perché non è soltanto, attenzione, non vorrei essere frainteso, io sono molto preciso, potenzialmente su vari quartieri, su varie zone di Mortegliano, perché la persona che mi ha mandato la dichiarazione parla del quartiere dove lui era lì presente, però ha detto che in anche altre zone di Mortegliano la luce andava e veniva. Quindi dei disturbi elettromagnetici. Esattamente. Quindi anche con i cellulari, mi pare. E poi i decoder, si dice proprio decoder, no? Perché sono della vecchia guardia. I decoder erano molti decoder erano impazziti. Allora, se noi guardiamo la casistica ufologica stretta, nello stesso momento in cui si vede l'essere che ha una, come dire, che ha una fisionomia che ricorda incontri ravvicinati che si sono verificati in altre parti d'Europa e che sono state classificati, associati agli oggetti volanti non identificati, perché ovviamente adesso non entro nei dettagli, c'è stata ad esempio in pieno giorno l'osservazione di un essere di questo tipo, quello di Mortegliano, in concomitanza con l'osservazione di una sfera luminosa assolutamente non identificabile. Insomma, quello che i miei colleghi non sanno, e che non sapevano meglio adesso, è dell'onda luminosa sopra le case di Mortegliano, che ha determinato dei disturbi elettromagnetici nel momento in cui praticamente era in quella stessa zona a breve UFO a livello europeo, e non solo europeo probabilmente. Allora lo dico subito, poi fatevi domande, quello che volete, e tu Sabino intervieni quando vuoi, se vuoi integrare È talmente ottima la spiegazione che lasciamo comunque ascoltiamo ma se c'è qualche cosa che ti sembra che io ovviamente dimentico, ti prego di intervenire quando tu vuoi. Ecco, io non mi è mai successa questa cosa. C'è un radioamatore, non quello che ho menzionato prima, un altro radioamatore, che è residente in provincia di Pordenone.
Mi ha scritto circa un mese dopo l'accadimento. Si è scusato del fatto che era in ritardo nell'intervenire con me e in pratica dice, sostiene Leonard, dice che era con la moglie, che erano andati a una festa di una collega di sua moglie, per l'appunto a Mortegliano, se non... o a Talmassons, chiedo scusa, comunque è nella zona, mi pare Talmassons se non sbaglio, Talmassons, davvero sapevo Talmassons, e nel momento in cui stanno ritornando a casa, nel Pordenonese, è prima delle 11, non mi pare, prima delle 11, la macchina si blocca. Comunque, se era prima delle 11, chiedo scusa, ma memoria a tutti. Insomma, intorno alle 23 dovrebbero essere. Si blocca comunque sempre nella zona. Sempre lì della rotondona. Si blocca e vede l'essere, la creatura. Cerca di riaccendere la macchina, niente da fare. E ha paura. Lui dichiara, nel suo resoconto testimoniale a me, che ha pianto addirittura. Dalla paura, ovviamente. Vedendo un essere del genere. Ha pianto, ovviamente. Aveva paura. Ma lo dichiara lui, mica io. È un testimone. Ed era assieme alla moglie. Quindi, dice, in sintesi, ad un certo punto... Ah sì, una cosa importante. Dice che l'essere gli dava a lui l'impressione, per l'appunto, di essere nervoso, l'essere, la creatura nervosa, cioè andava di qua e di là. Infastidito, insomma. Chi lo sa? Agitato. Bravo, agitato, l'essere era agitato. Attenzione adesso, lui scrive, sopraggiunge un'auto scura, scende un ragazzo, che io poi ho riconosciuto ai fatti vostri. Quindi, è il suo testimone, utilizza proprio i termini, il suo testimone. E la creatura, lo scrive lui, mica io, queste idee, queste dichiarazioni testimoniali verranno pubblicate integralmente. Quindi ognuno sarà libero di vedere, che non è che me le sogno io di notte queste cose. Allora, nel momento in cui si ferma l'auto, quest'auto scura, e scende il ragazzo, che poi lui, come ripeto, riconosce essere il mio testimone, mi dice, ai fatti vostri, la creatura si calma. Leonard, ma lui non sa che si chiama Leonard, Leonard lo dico io, lui dice, il ragazzo, in maniera del tutto, come dire, in maniera che io non capisco, io e mia moglie non riusciamo a capire il coraggio che ha questo ragazzo di andare dall'essere, andare dietro all'essere. E adesso aggiungo e ripeto, il radioamatore e la moglie assistono a un qualcosa che per il momento Leonard sostanzialmente puntini puntini. Io posso solo dire che arriva a una distanza vero Sabino, ravvicinatissima rispetto alla creatura. Questo testimone rimane anonimo, perché è giusto che quando uno mi chiede, ci chiede la privacy, rimanga anonimo. Ecco l'aspetto piuttosto... Ah sì, a proposito, interessante anche la battuta della moglie, che quando vede che il ragazzo arriva a una distanza ravvicinatissima rispetto all'essere, gli ha detto, attento che... lo uccide. La moglie fa, adesso lo uccide. Cioè, l'essere avrebbe ucciso il ragazzo. Ma cosa che evidentemente non è successa. Non solo, ma c'è anche da dire un'altra cosa, che questo radioamatore dice di aver aperto la portiera e di aver gridato al ragazzo, cioè a Leonard, fermati, ma Leonard
ha sempre dichiarato, vero Sabino, di non aver sentito niente. Anche perché su quella rotonda i testimoni dicono che c'era una particolare atmosfera. Sembrava come che il tempo si fosse fermato. Era un'atmosfera tutta particolare. È un fattore psicologico? Ma potrebbe essere di un testimone, di due testimoni. Ma più di uno ha detto che c'era qualcosa di stranissimo. Anche perché di testimoni ce n'erano 15, oltre 15. Per il momento sono pervenute dichiarazioni testimoniali a me e Sabino Sgambato di circa 12 persone. La ragazza era la studentessa universitaria della Bocconi di Milano che è sopraggiunta dopo di Leonard, ha dichiarato nella sua dettagliatissima relazione testimoniale da ragazza che fa giurisprudenza, lo sottolineo, che ha sentito il grido di una persona che diceva al ragazzo fermati, ma Leone non ha sentito nulla. Allora, quindi scusa se prego, madonna, ci mancherebbe anche il fatto, diciamo, che tutte le apparecchiature fossero ferme, le macchine fossero ferme, questo ragazzo Leonard avesse avuto, diciamo così, facilità nell'avvicinarsi all'essere, sembra quasi che l'essere volesse come comunicare con una certa persona mentre le altre cose esterne le davano del fastidio. Vedi, questo potrebbe certo essere. Allora guarda Gianluca, dico bene Gianluca, non so, sì, i nomi, io anche se ti conosco da una vita, ma io con i nomi qualche volta faccio confusione. E allora, come vedete, io non entro, cioè qualcuno mi chiede e do la mia ipotesi personale, ma è in armonia con quello che dicevi tu. La mia funzione è quella di fare l'ufologo investigatore, cioè io garantisco, noi garantiamo la genuinità dei resoconti testimoniali, noi garantiamo la credibilità che diamo ai testimoni. Se uno deve accusarci, sarà bene che dimostri che quei testimoni sono bugiardi e falsi. Ovviamente non lo possono fare, certo, perché come dicevi te, visto che tu sei un ufologo comunque di un certo spessore, oltretutto hai avuto la fortuna, tra virgolette, prego, che questo caso capitasse proprio in Friuli, vicino a casa tua, quindi ed è logico, anche se personalmente parlando, poi mi darei ragione oppure no, anche Sabino forse, da quello che si legge in giro c'è una sorta di voler chiudere la questione, voler insabbiare, probabilmente lo sappiamo entrambi per cosa, ma ecco, da parte di associazioni del quale tu sei stato anche vicepresidente, tra virgolette, no? Vedi carissimo amico, prima dico quello che volevo dire, poi ti do una risposta sull'ente di cui io sono stato vicepresidente, che per me è una grande, enorme, sincera delusione. Sincerissima. Mi vogliono credere, non mi vogliono credere, non avrei mai creduto che arrivassero così in basso. E sono stato loro vicepresidente negli anni Ottanta. Parliamo del CUNC, il Centro Ufologico Nazionale. E dobbiamo menzionarlo perché hanno fatto un comunicato che io definisco schifezza, chiedo scusa del termine, perché mai avrebbero dovuto fare un comunicato schifezza, praticamente cercando con quel comunicato di danneggiare la mia immagine di ufologo investigatore, di rigoroso ufologo investigatore, quando fra l'altro il suo attuale segretario, se non ricordo male, nel volume mio Apri gli occhi, a cui ho, per il quale meglio, ho chiesto di fare la prefazione, scrive il mio amico Antonio Crimento e scrive il suo parere, no? Sul Chiumiento indagatore. Allora anche lì c'è una contraddizione, cioè il parere qual è? Non dovrei dirlo io, insomma, di un ufologo veramente eccezionale dal punto di vista investigativo, mi paragona a un panzer tedesco, un carromato tedesco, e quando io desidero fare un, insomma, mi dà, fa dei complimenti sulla mia persona, però in quel momento lì comunicato per annebbiare la mia immagine.
quando poi Sabino Scambato, che è con me, sa benissimo il modo con cui ci siamo mossi. Ma questo tu lo intendi un arrabbiamento perché loro, bene o male, non sono un po' titolari della notizia della caduta? Io penso due cose. Fondamentalmente, perché secondo purtroppo la loro mentalità, se uno non ha, perché io ero loro vicepresidente, sono stato anche consulente scientifico di questa organizzazione, e perché non è uno che ha l'etichetta, no, del Centro Ufologico Nazionale, non debba fare le cose al meglio, primo. Secondo, probabilmente o molto probabilmente si sono resi conto dell'importanza dell'episodio e, per l'amor del cielo, presumo che un po' l'invidia di non essere loro, quelli, uno di loro che conduceva l'indagine, probabilmente ha fatto fare loro delle mosse che secondo me sono sbagliate. Perché il Centro Ufologico Nazionale, attraverso il rappresentante del Nord-Est, Trentino, Friuli e Venezia Giulia e Veneto, ha contattato Leonard. Ma Leonard non ha risposto. Ma perché? Perché nella famiglia Leonard, papà, mamma e Leonard in primis, in prima persona, dice: ma perché dobbiamo creare confusione? Se c'è già Chiumiento che mi segue, perché devo dare un'altra versione al CUN, poi magari un'altra versione al CISU, magari un'altra versione all'ANSU e tutte le organizzazioni? Chiumiento ha tutto, ha registrato tutta l'indagine, rivolgetemi a lui. Mi hai detto che ti sta succedendo qualcosa di grave a livello personale. Sì, certo. Io ho dato informazione anche alla dottoressa Lavinia Pallotta, direttrice della rivista specializzata X-Times. Ne ho parlato proprio ieri sera, gli ho mandato un'email, perché prego quelli che ci stanno guardando ed ascoltando, vero Sabino, della gravità di una cosa che non era mai successa in oltre 35 anni di indagini. Io vorrei dare subito la diagnosi. Per me le indagini che io e Sabino Scambato stiamo svolgendo, non solo relativamente all'accadimento della notte dell'11 febbraio 2012, ma anche le osservazioni di un essere, e non solo di un essere, ma anche di due esseri, che qui non abbiamo tempo disponibile, strani, visti da varie persone che si sono rivolte a noi e che hanno creato, attenzione, dei malesseri fisici a queste persone, perché qui chi si salva da malesseri fisici è solo Leonard Andrea, che sta benissimo, lo continuo a dire, sta benissimo. Allora, nel Pordenonese, in una strada che porta dal Porto Egolarese alla provincia di Pordenone e da altre zone, per non parlare di Canuscio di Varno, eccetera eccetera, là dove voglio arrivare è questo, si tratta di questa faccenda che mi turba un po'. Abbiamo parlato prima del radio amatore che si era rivolto a me, il radio amatore che ha assistito alla scena che vede Leonard D'Andrea a distanza ravvicinatissima alla creatura. Continui. Io ricevo un'email da questo radioamatore che praticamente dice, sostanzialmente e sinteticamente, lei non è stato ai patti, lei ha tradito la fiducia che io, testimone, volevo rimanere anonimo e io avevo riposto in lei. E come continua l'email? Dice: lei mi ha scritto, attenzione perché è comica per qualcuno e drammatica per me, perché poi sai, Gianluca, che mi conosce diversi anni, e chi veramente mi conosce e non mi giudica a tavolino e non mi giudica davanti a un computer, ma chi veramente mi conosce può giudicarmi,
non con pregiudizi e preconcetti sulla mia persona, chissà per quali motivi, o di invidia, io non so, puntini, invidia, soltanto lo spirito di contraddizione, io non lo so, so solo che mi ha scritto che io avevo dichiarato in questa lettera che, attenzione, che io, questa email, lettera tramite computer, che io, lui dice, mi ha spedito questa lettera dicendo che io, Leonardo Andrea e tutte le altre persone presenti sulla rotondona di Mortediano ci siamo messi d'accordo per fare una carnevalata. Non solo mi dice e mi chiede spiegazioni, non solo arriva a questo, ma mi dice anche perché una signora, attenzione per cortesia a chi mi sta ascoltando, questa signora ha un profilo su Facebook, si chiama Giovanna Poiatti. Cara signora Giovanna Poiatti, o chi si nasconde dietro di lei, perché, come ha fatto a rintracciare questo radioamatore? Perché lei si è permessa, o lui si è permesso, o chi si nasconde dietro questo nome Giovanna Poiatti, a telefonare a questo radioamatore e dicendo addirittura che è una collaboratrice del professor Chiumiento? Quando tu poi non hai mai reso pubblico il... ma no, ma assolutamente no, ma poi questa Giovanna Poiatti, vero Sabino? Io non la conosco assolutamente, non la conosco. E io, capite la gravità, qualcuno ha scritto un'email utilizzando il mio indirizzo di posta elettronica. Non chiedetemi come possa aver fatto, perché io non lo so. So solo che mi ha veramente, per me è stata una cosa molto grave, perché ho scritto ovviamente a questo radioamatore la verità, che io non so niente di questo, del contenuto di questa lettera, perché non l'ho scritta. Ma quando mai io vado a dichiarare che è stato tutta una carnevalata, un accordo fra le persone, no, che erano presenti su quella rotonda, a danno di chi? A danno mio? Certo. Primo. Secondo, che questa Giovanna Poiatti, prego tutti quelli che ascoltano e sentono questo nome, di aiutarmi a capire chi possa essere. Giovanna Poiatti ha un profilo su Facebook, ha telefonato a questa persona che io non ho mai menzionato, perché io la privacy ci tengo nella maniera più assoluta. Lo fa, ma io ho rispettato la privacy delle persone da oltre 35 anni, nessuno si è mai lamentato. Quindi figurati se io, ma neanche per l'anticamera del cervello, ma figurati, ma se sono io che consiglio la privacy alle persone che si rivolgono a me. È stato Leonardo Andrea, vero Sabino, che ha detto io non desidero l'animato, perché voglio che essere di esempio, o meglio, per quelle persone che erano presenti sulla rotonda, in modo che vengano scoperto anche loro, pur mantenendo la privacy. Allora, come ha fatto questa Giovanna Poiatti a telefonare a questo radioamatore, come ha fatto a scrivere un'email addirittura a mio nome, io chiedo a tutta l'opinione pubblica che mi sta ascoltando e vedendo, perché per me è grave, in quanto io sarei stato anche desideroso di rivolgermi alla polizia postale. Io comunque ho risposto, ah sì, ho detto al radioamatore, ma scusi, innanzitutto io ho scritto, io cado dalle nuvole, non so niente, si chieda piuttosto come ha fatto questa Giovanna Poiatti o chi si nasconde dietro di lei o di lui, perché lui dice che gli ha telefonato con una voce falsata. La voce falsata, non ho capito cosa significa voce falsata, no? E quindi, oltre alla voce falsata, questa benedetta Giovanna Poiatti ha permettersi, fra l'altro, di dire, e lo ripeto, mia collaboratrice. Allora, dicevo, ho scritto al radioamatore dicendo, ma lei non poteva appurare se effettivamente è una mia collaboratrice? E io ho dato il mio numero di cellulare, che non l'aveva, e poi gli ho scritto, guardi che io non so assolutamente niente.
guardi che io sono in perfetta buona fede, e comunque la risposta che mi ha dato il radioamatore è stata una risposta, come dire, indiretta, perché quell'altro radioamatore di cui ho parlato prima, che ha raccolto informazioni sulla notte dell'11 febbraio a Mortegliano, di quello che c'era l'onda luminosa sopra la cittadina, e che poi in diversi quartieri la luce andava e veniva, c'è stato il disturbo di tanti decoder, ecco, è lui che ha consigliato questo ulteriore radioamatore a rivolgersi a me. Il Centro Ufologico Nazionale, di cui io sono stato vicepresidente, mi ha estremamente deluso, in quanto invece di chiedere a me, in base all'enorme esperienza investigativa, di qual era meglio l'idea che mi ero fatto io e Sabino Sgambato sulla vicenda, è partito proprio con l'idea, addirittura un ente ufologico, pregiudizi e preconcetti, che fosse una bufala. E poi mi hanno criticato sul fatto che noi abbiamo dato la notizia alla stampa. Ma permettetemi la battuta, santa polenta, e poi non dico altro. Ma come facevamo noi evidentemente a raggiungere gli altri testimoni se non avessimo dato la notizia, quantomeno ai giornali locali, che poi grazie ai giornali locali e a Telepordenone, I Fatti Vostri ci ha chiamato, ha reso il caso nazionale, e poi è intervenuto anche Studio Aperto, che ha chiesto a Telepordenone di fare un servizio. Come facevamo noi a raggiungere eventuali testimoni? Come sono venuti fuori? Con fiducia ai testimoni per farti contattare. Ecco qua. Ecco, allora, queste critiche che il CUN mi ha mosso, io le respingo completamente al mittente, ma non perché sia super chiumetto, assolutamente no, ma perché non hanno un fondamento, non hanno assolutamente un fondamento. Eccomi qua. Un'altra domanda volevo farti, poi voglio fare a Sabino Sgambato. Va bene, allora rimandiamo la tua domanda. Sì, prego. Sabino, tu che hai sentito insieme ad Antonio un testimone, specialmente Lernat, dobbiamo dare credibilità a questa persona, perché sembra un ragazzo a moto, insomma, ecco, tu che l'hai sentito, cosa ne pensi? Allora, ecco Giancarlo, io posso dire che le prime parole che sono state dette da Leonard sono proprio quelle, proprio perché devo restare anonimo, se comunque in effetti il caso, quel giorno dell'11 febbraio erano presenti più persone. Quindi ecco, già questo va comunque un ringraziamento particolare, diciamo, comunque a Leonard per il coraggio che ha dimostrato, comunque soprattutto, e portare avanti la sua tesi e la sua versione, che poi giustamente in base a tutte le altre testimonianze che sono venute fuori man mano, e che, come dice il professore Antonio Chiumiento, collimano tutte fra di loro. È un caso abbastanza interessante, ovviamente, perché comunque ci sono comunque molte cose che rispecchiano la realtà della situazione, e soprattutto l'attendibilità di Leonard, proprio perché già c'erano stati casi simili, ma specialmente questo, diciamo che comunque... Ricordiamo che Leonard è un ragazzo semplice, diciamo. Sì, un operaio, lavora ovviamente. Sì, assolutamente, è una persona che potrebbe in qualche modo depistare. Ha avuto 3.000 ovviamente commenti anche sulla rete. Certo. Da apprezzare sicuramente il fatto che lui si sia esposto, perché comunque appunto su un argomento simile, dove ci si incontra tanto scetticismo, è la prima cosa a cui si va incontro è la burla. Certo. Però io che l'ho sentito, non l'abbiamo sentito, sempre è normale che quello, diciamo, ma poi ovviamente ognuno si fa un suo pensiero personale, c'è chi ci crede e chi no, insomma, comunque sì, voi lo ritenete una persona estremamente attendibile, insomma. Sì, in base alle indagini, sì. Tutto il resto è quello che è stato raccolto, sì. Praticamente. E sul fatto che diceva anche il professor Chiumiento, di queste persone, che tra tutti questi testimoni, circa 15, abbiamo detto, lui è l'unico che sta bene. Quindi secondo te lui come la sta vivendo la vicenda? Ma guarda, lui la vive abbastanza bene, tranquilla, nel senso che comunque non ha avuto alcun problema.
soglie anche fortunatamente. Più certo, sì, perché ricordiamoci che ad esempio se dovesse capitare una cosa a me... Io non avrei avuto il suo coraggio, ecco, quello che dico sempre, io non sarei arrivato fino in fondo come ha fatto lui. E senza entrare nei dettagli, perché poi tutto questo deve essere ancora organizzato, poi verrà pubblicato su un volume che certo. Mi pare che... Dicembre. Bravo, ci sarà un volume solo ed esclusivamente su Montegliano, autori Chiumiento e Sgambato, ecco. i due ufologi investigativi, ecco. Diciamo che gli altri testimoni, come, cioè, senza dirci niente, come ti sembrano? La maggior parte non hanno richiesto l'anonimato, quindi comunque, però ecco, il particolare è proprio che comunque ognuno sembra magari costruita, può sembrare, potrebbe sembrare. Però ecco, non diciamo che le testimonianze con lei. Le testimonianze, ecco, appunto, comunque con dicono. E quindi. Cioè, a livello però personale presumo che siano tutti un po' timorosi, abbiano insomma ripercussioni un po' anche psicologiche probabilmente. Perché, però ecco, ce l'hanno comunque alla fine. Sì, perché ricordiamoci comunque che come dicevamo prima. Pensare a qualcosa che abbiamo visto solo nei film o solo sui fumetti o di fantascienza, ritrovarsi magari qualcosa davanti reale, del tutto comunque, l'ignoto comunque sicuramente fa paura a qualsiasi persona. Questo fatto volevo chiederti, Antonio, e ricordo a tutti che la famosa foto che è girata per la rete. Non parliamo di quella dell'essere ritratto nella zona di Udine, mi pare, poi ci dirà tutto. Parliamo della prima ricostruzione, quelli sono degli schizzi, è un disegno che è stato fatto, oltretutto è stato mandato da un professore universitario di Berlino. Sì. Quindi attenzione che il caso si è espanso in maniera internazionale. Non per dire questo è l'essere, per dire questa è. Riconosci in questo essere quello che tu hai visto, quindi anche questo è un fatto da raccogliere. Vedi, Gianluca, hanno fatto tante polemiche sulla storia di questa ricostruzione che è presente in un videogioco, non mi pare, no? Ora, io ricordo a chi ci ascolta, no? E chi ci vede, che molte volte, per quanto mi risulta, chi realizza delle ricostruzioni, che fa dei disegni di esseri non proprio terrestri, anzi io direi non terrestri, o provenienti da altrove, da qualche parte, si basano su determinate testimonianze. Certamente. Questo è il fatto. Ora, che questa ricostruzione, questo disegno, fosse già in circolazione su internet prima dell'11 febbraio, fatto sta che io e Leonard abbiamo ricevuto delle email in lingua inglese di un professore che si chiama Sanderson, posso anche dirlo, Sanderson, mi ricordo solo Sanderson, Stephanie Sanderson, che per dire la verità io, guarda, confesso, ammetto, perché la sincerità è uno dei miei pregi, che non ho capito bene se è un professore o una professoressa, ma cambia poco, le email esistono. La cinquantina di ricostruzioni che è questa Stephanie Sanderson, come mi hanno chiesto più di una volta, si chiama Stephanie PHA, Stephanie Sanderson, dell'Università di Berlino, e non ce le siamo inventate io e Sabino Sgambato le email, e nemmeno Leonard Andrea, perché anzitutto è stato contattato Leonard, che il caso su un quotidiano online è andato a finire lì. Allora la Sanderson, o il Sanderson, ma penso che sia più una donna, Stephanie, e ha scritto a Leona: ti mando questa cinquantina di ricostruzioni, di immagini, vedi quella che più si avvicina a quello che hai visto, esatto, al caso di Mortegliano, è uscita quella immagine. È anche chiaro. E polemiche su polemiche, perché Magalli ha detto qualcosa di diverso in trasmissione, ma allora io e Leone avremmo dovuto interromperlo, perdere tempo, quando al di là della telecamera c'era già qualcuno che diceva basta, il tempo è esaurito. Cioè. Beh, ci sarà praticamente una ricostruzione più completa. Più da, no? Possiamo dire? Esattamente. Dal disegnatore che si occupa del caso. Che si chiama Massimo De Gas. Massimo De Gas di Udine. Ecco, quella sarà proprio la ricostruzione secondo
Leonard, ecco. E poi c'è da dire che su qualcosa che nessuno ha mai visto, uno dovrà prendere spunto da qualcosa Leonard, allora io dico a chi ci ascolta e chi ci vede, provate a chiedervi, ma non posso andare al di là, non possiamo, perché siamo dei ricercatori ufologi, certo. Abbiamo la nostra deontologia, abbiamo la nostra etica, ma se Leonard ha riconosciuto al 99% quella ricostruzione che la vede di fronte, puntini puntini, che la vede di fronte, lascio a chi ci ascolta e chi ci vede di dedurre. Pertanto, il professore ha mandato la professoressa, questa cinquantina, e parla di altri casi capitati in Europa, in cui questa creatura è stata vista in concomitanza di sfere. E ricordo che su Mortegliano, perché qui vedete verrà fuori un volume, ma non per il volume, perché se uno vuole farsi un'opinione, allora, hai detto tu prima, Chiumiento e Sgambato non hanno nessuna verità da rivelare, hanno fatti investigativi registrati, dichiarati, firmati. Poi ognuno della pubblica opinione si farà scusate il gioco di parole, il proprio parere. Ma se noi non compattiamo in un dossier e diamo la possibilità a ciascun friulano, veneto, trentino, emiliano e anche all'estero, mi auguro, di avere tutto il quadro d'insieme su cui noi rispondiamo della precisione, e come fa a farsi un'idea? Le sfere sono state viste anche su Mortegliano, ce n'era una luminosa, stranissima, e altre nere che sono rimaste su Mortegliano e dintorni per diverso tempo. Non c'è il tempo di entrare in tutti i dettagli. Guarda caso, questa professoressa, questo professore parla di una sfera e della concomitante presenza di un essere in pieno giorno, uguale a quello visto sostanzialmente da Leonard, e con coinvolgimento anche presumibilmente della polizia polacca, perché si parla di una sparatoria dalla traduzione. Allora, io e Sabino Sgambato stiamo attendendo la disponibilità di questo uomo di cultura, questo insegnante o questa insegnante, per andare a Berlino e scambiare le reciproche documentazioni, certo, per integrare lo studio su questo essere a livello europeo. Ora, noi stiamo ancora indagando, non è finita, in quanto abbiamo una segnalazione recente fatta Gaiardin, vicino a Canela, provincia di Pordenone, la sera del 7 aprile, esattamente quando il 7 aprile abbiamo raccolto testimonianze su Mortegliano della presenza di sfere stranissime che non si riescono a identificare. C'è un'osservazione fatta da un ragazzo e da suo zio a Pordenone, o meglio, in provincia di Pordenone, Pasiano di Pordenone, dico bene, Sabino, c'è un ragazzo di 17 anni che ha avuto in marzo, se non ricordo male, io il 13 marzo può essere, comunque diciamo nei primi giorni comunque di marzo c'è stata l'osservazione di un essere, già fatta l'intervista, già fatta l'indagine, io e lui, già tutto registrato. Il ragazzo inizialmente stava tornando a casa, erano le mezzanotte e 20, se non ricordo male, lo do con beneficio alimentare, mi pare il 13 marzo, e ha visto che cosa? O meglio, ha avuto un disturbo, prima di vedere qualcosa di strano, ha avuto un disturbo sul cellulare. Ma che tipo di disturbo? La batteria, cioè c'è stato un segnale di mancanza di batteria, aiutatemi nel termine tecnico, e si è accorto che era rimasta solo, come si dice, un'attacca, poca batteria. E lui si è chiesto, ma come mai? Sono sicuro di averla caricata poco tempo fa, doveva essere piena. Ma al di là di questo, sente un tonfo, come qualcosa, qualcuno che cade, fra virgolette, sull'erba, e vede un essere. Vede un essere che lui lo descrive
curvato in un certo modo, in maniera, no, principale, vede le gambe, che corre. Ecco, poi chiama l'amico, chiama, gli viene spontaneo di fare una telefonata col cellulare a un suo amico, che poi avremo parlato con l'amico, e invece dopo aver avuto, come dire, la linea per uno squillo, no? C'è stato un fortissimo sibilo nel cellulare, che è come un certo tipo di sibilo, di rumore, che lui, siccome suona la chitarra elettrica, l'ho paragonato a quello. L'amico che doveva ricevere la chiamata, cioè almeno apparire, ecco esattamente, la comparsa della chiamata, niente, non è apparso niente. Quindi anche questo va analizzato. Per concludere, c'è anche un altro fatto che io prego assolutamente quelli che ci stanno vedendo, io ho avuto delle notizie su cui io e Sabino Sgambato dobbiamo approfondire, vale a dire, la polizia sarebbe, non la, ecco, io non voglio parlare di polizia, io parlo di forze dell'ordine sui generis, potrebbero essere la polizia, potrebbero essere i carabinieri. Io, credetemi, non ho più di un, come dire, noi abbiamo più di un elemento, quindi non solo un elemento, perché la fonte da cui proviene questa informazione è molto attendibile, perché si tratta di un funzionario di polizia austriaco che ha delle conoscenze con le forze dell'ordine a Udine. Orbene, un'auto delle forze dell'ordine di Udine è stata coinvolta con la creatura e ci sono stati disturbi alle apparecchiature, almeno sembra, telefoni, forse apparecchiature radar, apparecchiature radio, probabilmente. Abbiamo già innescato la possibilità di arrivare ad avere maggiori informazioni su questo coinvolgimento, quantomeno di un'auto delle forze dell'ordine in zona Udine Sud. Un'altra notizia che abbiamo da approfondire e che sembrerebbe uso condizionale, perché c'è da approfondire, noi siamo apposta siamo ufologi inquirenti, e se io sto dicendo ai telespettatori, se chi ci sta guardando va ben compreso, io e Sabino Sgambato non stiamo professando nessuna fede, non stiamo dando nessuno credo, fra virgolette, nessun risultato scontato, noi stiamo dando i risultati di indagini su cui noi rispondiamo, poi ognuno si fa l'opinione, certo. Non abbiamo l'alieno a disposizione, non abbiamo la creatura, perché qualcuno dice non usate alieno, sono d'accordo, errate corrige, non abbiamo la creatura di circa 4 metri di altezza disponibile, non abbiamo una sfera disponibile, non identificata, abbiamo dei racconti, no? dei resoconti, questi resoconti avrebbero la pretesa di avere delle risposte soddisfacenti. Orbene, chiudo dicendo, addirittura, io uso l'avverbio addirittura, ci sarebbero state tante chiamate ai carabinieri per osservazione dell'essere in pieno giorno in qualche zona non meglio identificata di Udine. Anche questo dovremo approfondire. Bene. Sempre in base alle informazioni che via via mi pervengono, ma che dobbiamo approfondire per vedere fino a quale punto sono veritiere o meno. Bene, allora, noi ci siamo trovati con te, Antonio, ci hai dato un quadro abbastanza completo. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Spero. Con Sabino Sgambato, spero che... Sì. Ricapitolando, diciamo che questo caso non si ferma all'11 febbraio, non si ferma ad un unico testimone, ma più testimoni, si ferma e non si ferma neanche ad un unico avvistamento, ma più avvistamenti sparsi nel territorio, non solo di creature,
ma anche di sfere luminose. Esatto. Come diciamo, è una cosa piuttosto grossa. Grossa, grossa. Che, che ha bisogno di una determinata indagine approfondita. Certamente. Entro i primi giorni di quest'anno uscirà un volume a firma come autore Chiumiento, Sgambato, Sabino Sgambato, che raccoglierà che tutta la documentazione fino, diciamo, a ottobre. Poi dovremo consegnare il tutto editoriale, editoriale programma. Benissimo, noi abbiamo la promessa, Antonio, di sentirci, salutiamo, non solo per salutarci come facciamo sempre, ma anche per dare ulteriori informazioni, e ci risentiamo alla prossima. Noi ti ringraziamo e salutiamo Face Chioc, giusto? Per l'opportunità della giusta notizia che di voi. Va bene, vi ringrazio molto. No, grazie mille anche da parte mia. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci.